facendo anche tesoro della richiesta di brevità, mi limito a fare proprio quattro sintetiche considerazioni e in maniera molto schematica. Prima considerazione: l'autonomia della condizione giuridica del richiedente asilo. Questo è un punto determinante, su questo si è già, i colleghi hanno già illustrato le ragioni, le motivazioni. Io mi limito a sottolineare un aspetto: quello che questa Corte deciderà riguardo alla questione di cui stiamo discutendo ha un'influenza diretta su come viene configurata, vissuta anche culturalmente la condizione del richiedente protezione, che non è uno status in fieri, che non è un qualcosa che ancora non è e un giorno forse sarà o non sarà. La condizione giuridica del richiedente protezione è una condizione esistente, tutelata a livello interno e internazionale, e a questa condizione appartiene una sfera di diritti ben precisa. Se derubrichiamo la condizione del richiedente protezione, derubrichiamo con essa l'intero istituto della protezione internazionale. Perché non esiste protezione internazionale, cioè non esiste tutela dell'istituto della protezione internazionale dove non c'è tutela della condizione di chi quella protezione richiede. E faccio questa precisazione per una ragione molto semplice, perché la norma di cui stiamo parlando sembra che derivi da una logica giuridica, e aggiungo personalmente anche culturale, dove invece la condizione di richiedente protezione viene considerata una condizione interstiziale e quindi per questo quasi legittimamente messa al margine della sfera dei diritti. Seconda considerazione: il diritto alla residenza, anche qui il diritto alla residenza ha una sua autonomia. È stato illustrato, sono state illustrate le preclusioni che derivano dal mancato riconoscimento del diritto alla residenza, le conseguenze sulle quali io non torno perché sono già state illustrate. Però vorrei sottolineare che il diritto alla residenza è un diritto in sé, cioè non è semplicemente un tramite per accedere ai servizi, per accedere a delle possibilità o delle opportunità. Non è un mezzo, il diritto alla residenza è un diritto. È un diritto soggettivo. E attraverso questo diritto soggettivo, il riconoscimento di questo diritto, si verifica che cosa? Il riconoscimento dell'esistenza civile della persona. E quindi, se questo diritto non viene rispettato, viene meno questo riconoscimento dell'esistenza civile, tra virgolette, della persona, e a questo deriva una minorazione complessiva nella condizione sociale del soggetto. E questa minorazione non possiamo contenerla nelle varie norme specifiche che possono impedire alla persona che non ha la residenza di ottenere qualcosa o di accedere a qualcosa. Io credo che sarebbe, come dire, una riduzione grave. La minorazione sociale che deriva dal fatto che io vivo in una comunità, vivo in una città e nonostante questo l'istituzione si rifiuta di riconoscere questa mia esistenza, questa mia presenza, questo dato qui è in sé, pone in sé la persona in una condizione di minorazione. E quindi questa minorazione è ovviamente un fatto giuridico. È un fatto giuridico perché si determina. Io, per quella che è l'autorevolezza della Corte che mi sta ascoltando in questo momento, non credo che sia necessario spiegare oltre perché si determina questa minorazione e spiegare perché questa minorazione rappresenta un fatto giuridico negativo che impatta inevitabilmente nelle norme costituzionali che sono state richiamate. Ora, questa Corte già in altre occasioni, per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione, ha sancito il principio secondo cui il principio generale di uguaglianza non è di per sé violato se ci sono, se vengono introdotte delle normative che pur determinano delle differenze, se queste differenze non riguardano diritti fondamentali.
Ma innanzitutto in questo caso sono implicati i diritti fondamentali. Ma soprattutto questa Corte ha affermato più volte che queste differenze sono legittime nel momento in cui trovano una giustificazione, un motivo, una ratio che a sua volta abbia una legittimità dentro il contesto normativo costituzionale primario. E quindi, appunto, aggiungendo quello che è stato già detto ai colleghi, io vorrei approfondire, non vorrei con questo far pensare che mi tratterrò molto, tra pochi minuti ho concluso, però vorrei da questo punto di vista sottolineare un aspetto, e cioè che il vulnus costituzionale in questo caso è già stato illustrato da tanti punti di vista, ma c'è un problema che riguarda proprio la ragionevolezza e il principio di uguaglianza, la violazione del principio di uguaglianza, che nasce dal fatto che la norma evidentemente non ha una spiegazione in termini giuridici formali, non ha una giustificazione. Questo è un dato incredibile. Cioè, se noi esaminiamo i vari aspetti, perché creare questa differenza? Per la temporaneità della presenza del richiedente nel territorio, quindi sul dato cronologico storico è insostenibile. Si diceva prima, ci sono permessi di soggiorno brevi, anche di 6 mesi, che consentono l'iscrizione anagrafica, quindi non può essere questo il dato. La precarietà della condizione del richiedente protezione, ma se sosteniamo questo mettiamo in discussione quello che dicevo originariamente all'inizio del mio intervento, cioè l'autonomia e la valenza di quella condizione giuridica. La possibilità si determini dei problemi dal punto di vista della sicurezza, delle possibilità del rimpatrio, ma qui siamo, la questione è completamente rovesciata, cioè la mancata iscrizione anagrafica crea problemi su quel versante lì, perché non consente di esercitare un controllo proprio sulla condizione della persona e su dove la persona vive. La precarietà del soggiorno sul territorio italiano, io credo, e questo mi pare opportuno sottolinearlo, che vada valutata non dal punto di vista del tempo, della durata, ma più che altro deve valutata dal punto di vista del contenuto del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ha un contenuto molto ampio, consente di lavorare, consente di svolgere attività. Quindi come si può dire differenziamo a fronte di un titolo di soggiorno, quello per richiesta di asilo, che invece è un titolo di soggiorno di contenuto ampio e che quindi inevitabilmente determina una condizione che può essere considerata precaria perché non si sa come andrà a finire un giorno la richiesta di protezione, ma che nel presente, nel dato attuale, è una condizione assolutamente stabile e tutelata. Trova ragione nell'organicità dell'ordinamento, il rapporto ad altre norme, neppure questo, perché è stato già illustrato anche nelle memorie, no? I disequilibri che invece questa norma produce rispetto ad altre norme che regolamentano l'iscrizione anagrafica e quant'altro. Quindi non c'è spiegazione. E questo è il dato che secondo me va aggiunto nella riflessione in maniera forte. È una differenza senza motivo. E da questo punto di vista, e vado veramente alle conclusioni, gli apologeti della norma che dicono, ma guardate, perché tutto questo problema? Considerato che comunque i servizi vengono garantiti non dove c'è la residenza, ma dove c'è il domicilio, ma cosa cambia? Questo non è vero, i colleghi hanno già efficacemente illustrato che non è così. Ma se fosse così, allora, veramente la questione diventa incomprensibile. Cioè, perché questa differenza, perché questo divieto di iscriversi all'anagrafe se non serve a niente? Vogliamo dire che tutto questo può essere spiegato e giustificato con il carico di lavoro degli uffici dell'anagrafe? No, adesso veramente, cioè, sarebbe un insulto all'intelligenza una cosa di questo tipo. Quindi non c'è spiegazione. E allora se non c'è spiegazione, proprio su questo dato va individuato un elemento di violazione delle disposizioni della nostra Carta Costituzionale. Perché
se io non trovo una spiegazione nel detto, cioè quello che è formalizzato, sono costretto, io personalmente mi vedo portato a cercare la spiegazione nel non detto del legislatore. E il non detto del legislatore è semplice: se è vero che non c'è nessun effetto pratico concreto legato a quel divieto, vuol dire che quel divieto ha proprio come finalità il perseguimento di quella condizione di minorazione sociale di cui abbiamo parlato all'origine. È quella la finalità culturale e giuridica, non dico politica perché non attiene a questo consesso, della norma. E però dico anche che non c'è peggiore differenzialità di quella che non ha una giustificazione pratica concreta. Perché se non c'è quella giustificazione, vuol dire che quella differenza è costruita sulla persona, sulla categoria delle persone a cui è rivolta, e quindi è l'aspetto più negativo che va sicuramente sanzionato, io credo, con un pronunciamento che accoglie la questione di legittimità costituzionale. Grazie. Grazie Avvocato. La parola agli avvocati dello Stato. Da più parti è emersa la richiesta, credo sia molto utile per la Corte capire qualche parola in più sulla ratio e sulle finalità perseguite dalla normativa, che mi pare sia un po' il punto, mi permetto di sottolineare, più volte sottolineato dagli interventi precedenti. L'Avvocato dello Stato Alvenzio, insomma.